Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, prof. Ste. Oggi è sabato 27 dicembre 2014 e come sempre vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale, puntuale anche sotto le feste, così come puntualmente, quando c'è qualcosa da aggiungere, gli aggiornamenti si susseguono sulla nostra pagina Facebook. Quello che c'è da dire però è che durante le feste, queste festività, i movimenti sono in primo luogo da prendere tutti un po' con beneficio di inventario, come sappiamo, quindi sarà solo dalla settimana del 5 gennaio che rivedremo un pochino e cercheremo una conferma di quanto visto in queste settimane di feste. E i volumi, come vediamo, sono molto, molto, molto bassi. In particolare poi, per quanto riguarda i futures che seguiamo, come sempre per l'Europa, Eurostoxx 50 e DAX, per gli Stati Uniti S&P 500 e Nasdaq, vediamo che in Europa, come sapete, i mercati sono chiusi. L'ultima giornata è stata quella del 23, quindi a partire dal 24 sono rimasti chiusi, e quindi c'è veramente poco da aggiungere a quello che si era detto settimana scorsa, anche perché gli ultimi giorni hanno mostrato dei movimenti molto contenuti a livello di range e su volumi veramente molto, molto bassi, quasi irrisori. Stessa cosa per gli Stati Uniti, dove però anche nella giornata del 26, vedete, i future erano aperti, anche se di nuovo qui i volumi sono stati veramente irrisori e quindi i movimenti che si sono registrati sono ovviamente da prendere un pochino, e lo ripeto, con beneficio di inventario. Ma andiamo con ordine e vediamo appunto quello che è accaduto. In particolare, ricordando che è tornato da qualche tempo, come ormai sapete, finalmente Visual Trader, i grafici che vedete sono quelli dei future, questi in particolare i grafici storici dove sono presenti anche i volumi, oltre ai grafici di periodo, o meglio quelli delle scadenze in corso, che sono quelle di marzo 2015, ovviamente. Insieme a questi abbiamo i grafici del market profile, sempre molto utili, soprattutto per analizzare quello che accade nella dinamica intraday, e poi i grafici giornalieri. Questo giusto per farvi vedere un pochino il piano di lavoro che utilizziamo con il ProState Trading Group. In particolare sotto abbiamo i grafici orari, sempre dei futures che seguiamo, quindi S&P 500, Nasdaq, Eurostoxx e DAX. Sopra i grafici, quelli che io chiamo veri e propri grafici intraday, che poi sono i grafici NTIC, e la raccomandazione è quella di utilizzare come time frame appunto l'NTIC e non i time frame a tempo sotto il time frame orario. E tornando a noi, appunto, abbiamo i grafici sui quali concentriamo la nostra videoanalisi, che sono appunto quelli giornalieri. Allora, che cosa è successo? Vedete, negli Stati Uniti, su quei volumi così bassi, è proseguita un'inerzia positiva che ha portato l'S&P 500 a fare nuovi massimi, in particolare nuovi massimi storici. Quindi il recupero che c'è stato rispetto alla negatività si è in qualche modo completato per quanto riguarda l'S&P 500, che si è portato sui massimi storici. Resta una piccola divergenza con il Nasdaq. Vedete che se per quanto anche qui la positività sia proseguita, non sono ancora stati fatti segnare nuovi massimi. Quindi questa piccola divergenza è quella che sarà un pochino da seguire nelle prossime sedute, vedere se cioè appunto il Nasdaq seguirà l'S&P 500 facendo a sua volta segnare nuovi massimi. Per quanto riguarda l'Europa invece siamo ancora in una situazione di stallo, proprio perché le sedute sono state pochissime su volumi inesistenti, i movimenti si sono limitati a barre giornaliere molto contenute e su volumi, lo ripeto, irrisori, nell'area dove si era già settimana scorsa. Quindi resta un pochino aperto il discorso fatto, cioè che sicuramente c'è un massimo superiore al precedente, quindi siamo in un processo di inversione al rialzo di trend che però sono ancora ribassisti. Per quanto riguarda il DAX, lo ricorderete, andiamo a vederlo sui grafici storici. Il DAX ha anche fatto segnare un massimo superiore al precedente, quindi per quanto concerne il DAX, questo minimo superiore al precedente è qualcosa che segue il massimo superiore al precedente, quindi già un secondo allarme di inversione.
Se quindi, lo ricordiamo, il DAX dovesse superare questi massimi, cioè far segnare un massimo superiore con chiusura giornaliera al di sopra di questo massimo, appunto, si avrebbe un'inversione al rialzo del trend che seguirebbe appunto la positività in atto negli USA ormai da tempo, risolvendo la divergenza Europa-USA in senso ovviamente positivo. Ripeto, questo avverrebbe se si avesse una chiusura di barra giornaliera al di sopra di questo massimo. Per quanto riguarda l'Eurostoxx, invece, il massimo fatto segnare precedentemente non era superiore al massimo precedente. Quindi questo minimo superiore nel processo di inversione è il primo allarme, cui dovrà seguire un secondo allarme, quindi un massimo superiore al precedente, e poi, similmente al DAX, quando e se si supererà il massimo superiore, allora si avrà appunto l'inversione al rialzo anche dell'Eurostoxx, cosa che non è ancora avvenuta, quindi è al momento, anche se i recuperi ci sono stati, i trend sono ancora in senso ribassista per quanto riguarda l'Europa e in attesa di inversione, mentre per gli Stati Uniti, lo sappiamo, i trend sono in direzione rialzista per quanto riguarda i grafici appunto giornalieri e quindi sarà molto importante vedere se e come si risolverà questa divergenza. Teniamo presente però, visto che c'è un pochino più di tempo oggi, dato che i mercati si sono mossi molto poco, che a livello europeo, a partire dall'estate scorsa, lo vedete molto bene, c'è stata sostanzialmente una lateralità. Quindi è vero che il trend era invertito al ribasso e lo è ancora, laddove comunque c'è un processo di inversione al rialzo. Ma allargando un pochino il quadro, grazie al fatto che finalmente possediamo dei grafici storici, si vede che sostanzialmente dal gennaio 2014 circa, quindi per tutto l'anno che si sta concludendo, i future e gli indici europei si sono messi in una situazione di sostanziale lateralità, al di là, ripeto, del fatto che i trend siano in senso sicuramente decrescente adesso, con un principio di inversione al rialzo, di riallineamento a quello che invece, vedete, è il trend assolutamente positivo crescente in atto circa dal 2009 negli Stati Uniti. La lateralità europea riflette ovviamente le condizioni di crisi che sono alla base ed è per quello che sostanzialmente, al di là del fatto che vediamo poi in maniera un pochino più micro il discorso dell'inversione di trend al rialzo, è molto importante che alla fine la vera positività emerga quando e qualora si salirà al di sopra di questa area di congestione, che poi per quanto riguarda il DAS coincide con il superamento dei nuovi massimi fatti segnare qui recentemente sopra i 10.000, ma che per quanto riguarda l'Eurostoxx, lo capiamo, vede come massimi quelli di giugno 2014 che sono ancora un pochino più in alto. Forse è anche per quello, in sostanza, l'Eurostoxx ha fatto segnare solo un massimo superiore al precedente e il processo di inversione è ancora lungo per quanto riguarda lo Stoxx. Perché? Perché l'ultimo massimo fatto segnare non solo non è superiore al massimo precedente, ma nemmeno e soprattutto al massimo di congestione del giugno 2014. Quindi, in buona sostanza, il vero riallineamento rispetto alla positività statunitense da parte dell'Europa si avrà solo se e quando DAX e Stoxx si porranno al di sopra di questa ampia area di congestione che sostanzialmente dura da tutto il 2014, andando a far segnare nuovi massimi e confermando anche la rottura di questa ampia area di congestione. Cosa che per il DAX avverrà quando si supereranno questi massimi, gli ultimi massimi, come detto, il trend si invertirà al rialzo, mentre per quanto riguarda l'Eurostoxx il discorso è un pochino più lungo perché dovremo aspettare che eventualmente, dato che non è detto che ciò avvenga, si superino sostanzialmente e si confermi il superamento di questi massimi, che sono i massimi del giugno 2014. Quindi è detto che tutto quello che stiamo vedendo in questo periodo è segnato dalla festività e dal fatto che ci sono volumi relativamente bassi, come detto, e quindi è tutto da confermare, anche e soprattutto la positività statunitense con i nuovi massimi storici fatti segnare
dall'S&P 500, con un Nasdaq che comunque rimane in divergenza malgrado la positività perché non ha ancora superato i massimi precedenti, quindi c'è una piccola divergenza negli Stati Uniti e più in generale, come visto in Europa, che rimane indietro rispetto alla positività degli Stati Uniti e che confermerà la stessa solo quando e se torneremo sopra i massimi di questa congestione che all'incirca dura da tutto il 2014. Colgo l'occasione per rinnovare a tutti gli auguri di buone feste, di questo periodo di riposo e in qualche modo di stacco dalla quotidianità. Anche i mercati, vediamo, vanno avanti molto, molto a rilento. La Video Analisi Prof. Ste rimane comunque con voi anche sotto le feste natalizie e l'appuntamento è appunto alla prossima settimana per quanto riguarda la videoanalisi e poi sulla pagina Facebook per quelli che sono gli aggiornamenti che dovessero eventualmente rendersi utili e importanti. Ricordo anche che sempre a partire da gennaio, e in particolare dalla settimana del 5 gennaio, da dopo l'Epifania in qualche modo, torneranno anche gli aggiornamenti quotidiani del Prof. Ste Trading Group con il quadro macro e giorno per giorno con la situazione che insieme appunto analizziamo e vediamo qui dalla pagina Facebook Prof. Ste. Di nuovo auguri a tutti e a presto.